SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Per la prima volta l'Emilia-Romagna ha superato la Lombardia nella statistica che registra il maggior incremento di casi da Covid-19, un dato che mantiene alta la soglia dell'attenzione nella lotta alla diffusione del virus. Il presidente di Confcommercio di Rimini, Gianni Indino, ha lanciato un appello al governatore Bonaccini per riaprire tutte le discoteche sul litorale romagnolo. Intanto però continuano a fioccare le chiusure disposte dalle forze dell'ordine per gli eccessivi assembramenti. Proseguono le iniziative per chiedere l'immediata scarcerazione di Patrick Zacchi. In prima linea si è schierato il disegnatore ravennate Costantini, autore di una serie di sagome cartonate dello studente egiziano che sono ospitate sulle sedie della Biblioteca Universitaria di Bologna. Continua la discussione sul nuovo collegamento stradale fra le città di Ravenna e Forlì. Sul tavolo dell'assessore Corsini ci sono tre progetti, ma i tempi di approvazione e realizzazione saranno inevitabilmente lunghi. A poco più di un mese dal gravissimo incidente sull'end bike, i medici dell'ospedale di Siena hanno iniziato le operazioni di risveglio artificiale dal coma di Alex Zanardi. Diverse sono le similitudini col caso di un altro campionissimo come l'ex ferrarista Michael Schumacher. Calcio, impegni fittissimi per la Serie A. Il Bologna sarà di scena in casa della corazzata Atalanta. Mihajlovic mescolerà le carte per risollevarsi dal pesante KO subito dal Milan per 5-1. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Andrea Zanzi. A voi tutti il nostro benvenuto, nuova edizione per il telegiornale. In apertura siamo a Ravenna per parlare di un incidente stradale avvenuto questa mattina poco prima delle 10 sulla via Quarantola a Bizzuno nel Lughese. Una 16enne e una 17enne in sella ad una moto Honda Motard sono andati a schiantarsi nella fiancata dell'auto che li precedeva e che stava effettuando una manovra di svolta. In base alla ricostruzione effettuata dalla polizia locale della Bassa Romagna, sembra che il motociclista non si sia accorto della manovra della vettura e dopo il violento impatto i due minorenni sono volati nel fossato che costeggia la carreggiata. La moto è finita in un campo agricolo ed entrambi i giovani hanno riportato lesioni molto gravi che ne hanno richiesto il trasporto alla Bufalini di Cesena in eli soccorso. Ma parliamo adesso di coronavirus. Entrano nel vivo questa settimana i controlli a tappeto disposti dalla regione nelle aziende di logistica e della macellazione della carne. Sabato è suonato un nuovo campanello d'allarme per quanto riguarda i contagi. Per la prima volta l'Emilia-Romagna ha superato la Lombardia. Sentiamo.
51-33. Questo è il brutto punteggio segnato sabato dall'ultimo bollettino settimanale dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia, nel quale per la prima volta non è la Lombardia la regione che registra il maggior incremento di casi, bensì l'Emilia-Romagna. I numeri, sia chiaro, devono essere presi con le dovute precauzioni e non è il caso di fare allarmismo. Un solo giorno non è un indicatore sufficiente a stabilire una linea di incremento costante, senza contare che ad oggi l'Emilia-Romagna registra molti meno casi in totale della Lombardia, 95.000 contro 20.000. 9.000. Ciò nonostante è un piccolo campanello d'allarme che fa capire come si debba mantenere alto il livello di attenzione. Non è un caso che proprio questa settimana entrino nel vivo i controlli a tappeto verso i focolai che destano maggior preoccupazione, vale a dire il settore della logistica e quello della macellazione della carne. In particolare a Bologna verrà setacciato l'interporto con un camion dell'AUSL che si occuperà di fare i test alle 120 imprese di logistica che hanno lì la loro sede. In un'ora gli operatori sanitari sono in grado di effettuare fino a 250 tamponi. Si conta di finire entro il 7 agosto. Una buona notizia giunge invece dal nuovo accordo governo-regione firmato da Elly Schlein, che prevede l'arrivo di 250 milioni di euro per coprire le spese sanitarie. Lo facciamo riprogrammando risorse europee, ha spiegato la vicepresidente dell'Emilia-Romagna. Dimostriamo anche all'Europa che, semplificando e con un certo grado di flessibilità, l'Italia è in grado di spendere fondi europei e di spenderli bene. E positiva al coronavirus è risultata una turista 17enne di Modena durante la vacanza trascorsa la scorsa settimana a Riccione con alcuni amici. La giovane soggiornava in un appartamento in affitto e, come comunica l'AUSL Romagna, il 13 luglio, dopo l'insorgere di alcuni sintomi, è stata sottoposta al tampone. Una volta riscontrata l'infezione è partita l'indagine epidemiologica che ha coinvolto le AUSL di Modena e della Romagna. 40 giovani di Modena in vacanza a Riccione sono stati sottoposti al tampone e due di loro sono risultati positivi al virus. La comitiva di amici aveva trascorso i giorni in spiaggia e passato una serata in una nota discoteca di Misano Adriatico. L'AUSL afferma che la situazione è circoscritta e sotto controllo. I tre giovani con il coronavirus sono stati trasportati a Modena con un'ambulanza attrezzata e ora sono in isolamento. Intanto l'AUSL di Bologna ha deciso di sottoporre le migliaia di lavoratori dell'Interporto a tampone. Si tratta di una cittadella della logistica nella quale le relazioni sono molteplici e che occupa ogni giorno oltre 4.000 dipendenti stabili. Sentiamo. Siamo all'Interporto di Bologna, la cittadella della logistica. Quale punto strategico migliore di questo per poter affrontare l'emergenza Covid-19? Beh, lo sta affrontando il Comune di Bologna, l'USL in particolare, con il Dipartimento Salute Pubblica diretto dal professor Paolo Pandolfi, che abbiamo sentito. Sono 10.000 le persone tra lavoratori fissi e padroncini, autisti che ogni giorno entrano in questo punto specifico per caricare e scaricare, un punto strategico per quanto riguarda il contrasto dei contagi. Vediamo come. Come dice l'ordinanza, noi cercheremo di fare in questa settimana praticamente quasi tutti i dipendenti che sono all'interno di Interporto e stiamo già lavorando anche per le strutture che sono fuori Interporto e ci sono anche delle prenotazioni, quindi degli interventi anche nel mondo della lavorazione delle carni e dei macelli. Sostanzialmente i contatti tra chi lavora qua, chi entra, chi esce possono portare maggiori contagi. Certo, questo è un ambiente in cui ci sono molte relazioni e soprattutto c'è anche una promiscuità tra virgolette di lavoro, perché spesso e volentieri ci sono anche delle persone che sono in subappalto, che lavorano quindi anche per più aziende. Oggi siete qua all'SDA Poste Italiane, quanti tamponi farete e quanti ne dovrete fare? Qui ci sono circa 860 dipendenti, quindi noi dovremmo farli per tutti gli 860 e SDA rappresenta circa un quinto, poco meno di un quinto della comunità che è presente in Interporto. Però in Interporto ogni giorno entrano anche tanti altri lavoratori? Entrano circa 5.000 autisti che provengono da fuori ma che hanno ovviamente pochissime relazioni, sono i corrieri, su questi noi lavoreremo, mentre invece l'autista che ha pochissime relazioni non entra praticamente nella struttura, è una situazione meno a rischio. Come è cambiato in questa settimana il Covid anche dal punto di vista dei contagi? Famiglie o lavoro? In questo momento, in questi giorni, vediamo molti casi di focolai familiari. Il lavoro, il mondo del lavoro è sottoposto adesso a questa tensione di controlli, quindi non so cosa capiterà. Certamente abbiamo piccole code ancora legate ai focolai precedenti e noti, ma in questo momento quello che è presente è il focolai familiare.
E sono 42 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Emilia-Romagna, quelli scoperti nelle ultime 24 ore. Nello stesso periodo si sono registrati anche 3 morti, uno in provincia di Parma, uno in quella di Piacenza e uno nel bolognese. Secondo il bollettino della regione, i nuovi positivi sono 42, 27 dei quali asintomatici, individuati sulla base di 2.302 tamponi. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall'estero. I casi attivi sono 1.298 con un incremento di 32 unità rispetto a ieri. Calano a 6 i pazienti in terapia intensiva, mentre salgono a 91 quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Riaprite tutte le discoteche, questo l'appello lanciato dal presidente di Confcommercio Rimini Gianni Indino direttamente a Stefano Bonaccini a difesa della categoria dei gestori di locali notturni. Nel frattempo però le cose sembrano andare in tutt'altra direzione. Vediamo. La richiesta è stata fatta ufficialmente sabato nella suggestiva cornice del Teatro Galli di Rimini, riaprire tutte le discoteche al chiuso. A pronunciare l'appello il presidente di Confcommercio, Gianni Indino, nonché numero uno provinciale del sindacato Locali da Ballo, che durante la visita del presidente della regione Stefano Bonaccini ha voluto attirare l'attenzione verso le difficoltà degli operatori del settore. Sono gli unici che stanno soffrendo oltre ogni limite, ha detto Indino. Allo stato attuale i locali con piste da ballo all'aperto sono pochi e non riescono a soddisfare la grande richiesta dei giovani che frequentano le discoteche. Aprendo più locali, continua, potremmo ridistribuire i ragazzi in più strutture. Una soluzione quindi che andrebbe a ridurre il rischio di assembramenti, ma che al momento sembra essere decisamente in controtendenza rispetto a quello che viene fotografato dalla realtà dei fatti. E la realtà dei fatti parla di un'altra discoteca alla quale è stata imposta una chiusura di almeno 5 giorni dopo un controllo dei carabinieri. Si tratta delle Indie di Cervia. I militari dell'arma arrivati sul posto sabato notte hanno riscontrato assembramenti e disposto lo stop, che secondo la legge potrebbe arrivare anche a 30 giorni, assieme a una multa dai 400 ai 3.000 euro. Se vogliamo salvare un comparto come quello dell'intrattenimento notturno dobbiamo agire subito, spiega Indino. Il nostro settore ha bisogno di interventi immediati e di risposte certe. Cambiamo adesso argomento, è Ravennate, l'autore dei cartonati che riproducono l'immagine dello studente egiziano Patrick Zaki, arrestato ingiustamente all'aeroporto del Cairo, quelle che spuntano sulle sedie della Biblioteca Universitaria di Bologna per sensibilizzare rispetto alla sua liberazione. Vediamo allora il servizio. Prosegue la campagna di sensibilizzazione realizzata dal disegnatore ravennate Gianluca Costantini per promuovere la liberazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano arrestato al Cairo senza apparenti motivi, trattenuto, torturato e incriminato. Costantini, come è nato il progetto? È nato da un invito del rettore dell'Università di Bologna dopo che aveva visto il lavoro che avevamo fatto in Piazza Maggiore con il Comune. E tramite lui abbiamo deciso di fare però un lavoro più dedicato anche agli studenti, in modo che fosse un lavoro che si infiltrasse, si inserisse un po' tra di loro mentre studiano, mentre parlano. E abbiamo iniziato facendo questa grande installazione dentro alla biblioteca, l'Aula Magna dell'università, che però poi tutte queste sagome, che sono 150, si andranno a sparpagliare nelle sale studio e nelle biblioteche dell'università. Quindi era proprio un modo per avvicinarli e far sì che Zaki diventasse un po' ancora più vicino a loro, nonostante lui sia già della loro comunità, ma che loro si sentissero ancora più immedesimati in lui, come se fosse una cosa che può succedere a chiunque di loro. Una prima immagine del ragazzo era apparsa a fine maggio sulla facciata del Palazzo dei Notai in Piazza Maggiore. Era un disegno originale che avevo fatto quando Patrick era stato arrestato, e che è più forse cattivo perché ha un filo spinato che lo circonda, lo attorciglia, ed è un segno di sofferenza e di fastidio che può dare un filo spinato sulla pelle umana, proprio come succede in carcere, perché i carceri egiziani sono carceri dove le persone stanno male, vengono torturate, si trovano in momenti di grave pericolo. Come ha deciso 20 anni fa di trasformare la sua arte in parola per chi non ha voce? Piano piano sono arrivato ai diritti umani, all'inizio era proprio società, politica, grandi avvenimenti, poi piano piano il mio obiettivo si è sempre più avvicinato al personaggio, alla persona singola, all'individuo che viene, a cui vengono inflitte strane cose nella vita che noi magari qui in Italia non possiamo neanche immaginare.
56 kg di marijuana che una volta venduti avrebbero fruttato sul mercato un guadagno di €1 milione. Questo il quantitativo sequestrato dalla polizia di Bologna, che ieri ha messo a segno un blitz in un'abitazione del centro arrestando 4 persone con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I 4 che le forze dell'ordine seguivano da tempo erano stati visti incontrarsi nei pressi di una villa dalla quale uscivano con diverse valigie che poi venivano caricate in macchina. In quel momento è scattata la prima perquisizione, nella quale gli agenti hanno scoperto che i bagagli contenevano 24 kg di droga e €61.000 in contanti. Subito dopo è scattata la perquisizione in casa e il ritrovamento di altri 32 kg di marijuana divisa in sacchetti sottovuoto. Intanto si torna a parlare della via Ravegnana Bis, un progetto strategico per il collegamento veloce tra Forlì e Ravenna. Vediamo allora quali sono le proposte al vaglio di ANAS nel nostro servizio. Da tempo si parla di un nuovo collegamento fra Forlì e Ravenna, una strada alternativa all'attuale via Ravegnala, troppo lenta e inadeguata alla congiunzione delle due città romagnole. Un collegamento che diventa sempre più strategico per il territorio, anche in vista della riapertura dell'aeroporto Ridolfi di Forlì e un ulteriore sviluppo delle attività portuali di Ravenna. Un progetto che da tempo viaggia sui tavoli di amministratori e politici, ma che ancora non ha una soluzione definitiva. Come si legge sul Corriere di Romagna, le ipotesi al vaglio sono attualmente 3. Una nuova corsia parallela a quella attuale, soluzione considerata alquanto dispendiosa in termini di risorse e forse anche più difficile da realizzare considerando anche il fronte degli espropri inevitabili per poter avviare i lavori. La seconda idea, forse quella più plausibile, è quella di adeguare e ampliare la sede stradale attuale. E infine, la terza alternativa vede un progetto che utilizza una parte del tracciato esistente, creando delle nuove varianti in alcuni punti. Come spiega l'assessore regionale alle infrastrutture, Andrea Corsini, l'intervento, al di là della scelta di quale progetto seguire, richiederà ancora tempi lunghi. Sarà ANAS a predisporre i 3 studi di fattibilità, che in un secondo tempo verranno valutati con i territori interessati. L'obiettivo, spiega l'assessore regionale al Corriere, è di far inserire l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche e garantirgli una copertura finanziaria, oltre a procedere alla progettazione definitiva nei prossimi anni. Contiamo di arrivare a questo traguardo entro la fine di questo mandato. C'è stato un crollo domenica mattina nell'ex miniera di Zolfo di Perticara, nel Riminese. Vicino ad alcune abitazioni si è aperta una voragine di 9 metri di diametro e di altrettanti metri di profondità. Le immagini dei residenti mostrano il momento dell'implosione di quello che un tempo era un pozzo che serviva a calare i minatori, poi chiuso. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte di sabato dopo che gli abitanti della zona avevano sentito un forte boato e notato la terra abbassarsi nel punto del pozzo. 2 famiglie sono state evacuate per precauzione e non si registrano feriti. Intanto continua la fase di risveglio di Alex Zanardi, al termine della quale saranno fatte le valutazioni neurologiche e sarà deciso in quale struttura il campione paralimpico svolgerà la riabilitazione. Intanto, per un altro campione coinvolto in un incidente, Michael Schumacher, potrebbe riaprirsi la sala operatoria. Sentiamo. Ieri è trascorso un mese esatto dall'incidente che ha visto coinvolto Alex Zanardi mentre l'ha preso con la sua handbike nel senese. La fase di risveglio iniziata pochi giorni fa non è ancora completata. Solo una volta terminata sarà possibile capire l'entità e l'eventuale gravità dei danni neurologici riportati alla testa e alla vista. A quel punto i medici potranno scegliere anche il centro riabilitativo più idoneo in cui permettere al campione paralimpico di poter recuperare. Si pensa a una struttura importante e specializzata lontano da Siena. La situazione è delicata e nella massima prudenza. Fino ad ora il personale medico non aveva nascosto la gravità della situazione a livello neurologico, ma anzi aveva sottolineato come fosse impossibile prevedere la portata dell'impatto sul suo corpo. Tra i timori maggiori c'è quello di possibili danni alla vista. Solo nei prossimi giorni ne sapremo di più.
Intanto Michael Schumacher, il 7 volte campione del mondo che dal 2014 lotta per la vita dopo l'incidente sugli sci sulle montagne di Méribel, nei prossimi giorni potrebbe essere sottoposto a una nuova operazione. L'intervento dell'effetto antinfiammatorio avrebbe come obiettivo quello di rigenerare il sistema nervoso attraverso delle cellule staminali prelevate dal cuore o dal midollo osseo. I dettagli dell'intervento chirurgico non sono stati resi noti, ma pare che a condurre quest'ultimo dovrebbe essere il dottor Philippe Menache, cardiochirurgo di fama internazionale e luminare nell'ambito della chirurgia delle cellule staminali. L'ex pilota tedesco pare sia già stato sottoposto ad una terapia attraverso cellule staminali durante lo scorso settembre. Come per l'intero percorso riabilitativo iniziato nel 2014, anche i risultati di questo presunto trattamento non sono stati resi noti dalla famiglia. Il presidente della FIA, Jean Todt, suo amico fraterno ieri all'Hungaroring, sul tema ha commentato: l'ho visto, sta lottando come un leone. Nei giorni scorsi, nell'ambito della rassegna Stasera parlo io all'Archiginnasio, Gad Lerner ha presentato il suo libro Noi partigiani, memoriale della Resistenza Italia, edito da Feltrinelli. Vediamo. Noi partigiani potrebbe sembrare un libro inattuale, c'è chi dice che ormai la resistenza e l'antifascismo insomma, sono cose che appartengono al passato. Provate a leggere queste 50 storie e noterete quanti avvertimenti vi arrivano da persone che in gioventù hanno saputo fare scelte temerarie, ma che in vecchiaia hanno la saggezza dello sguardo lungo su quello che ci sta succedendo. E cosa può aggiungere una tante storie raccontate raccogliendo testimonianze, parlando di emozioni, di come hanno vissuto quegli anni? Cioè sembrano storie non politiche, non ideologiche. Cosa possono aggiungere a un ritratto della Resistenza? Se l'Italia si è ricostruita con una Costituzione, con una democrazia, scoprirete che lo si deve a una pluralità di esperienze, a tante capacità di resistenze diverse, anche armata certamente, ma non solo armata, di cui questi giovanissimi sono i testimoni. Il libro fa parte di un progetto più ampio per un memoriale della Resistenza. Noi crediamo che tutti coloro che hanno partecipato in forme diverse al movimento della Resistenza meritino di essere raccontati e ricordati, e se lo fanno in prima persona loro davanti a una telecamera, questo resterà come un documento prezioso. Rimini. Guidava il monopattino sul lungomare con un tasso alcolemico superiore al limite di legge. Così un turista trentenne della provincia di Milano è stato denunciato dalla polizia locale per guida in stato di ebbrezza dopo i controlli di sabato notte. Cesena. Chiusa per qualche ora la carreggiata in direzione nord dell'E45 all'altezza di Borrello di Cesena per la dispersione del carico di un mezzo in transito. Sul posto sono intervenuti ANAS e forze dell'ordine per la rimozione dei materiali e il ripristino del normale flusso di traffico. Bologna. Test sierologici gratuiti per professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Università di Bologna. È una delle nuove misure che l'Alma Mater ha messo in campo in vista del nuovo anno accademico 2020-2021, circa 6.000 i dipendenti coinvolti. Rimini, parte il 27 luglio il cantiere per la riqualificazione di Borgo San Giovanni, che prevede una pista ciclabile, arredi urbani, piantumazioni e nuova illuminazione a LED. Il costo è di 190.000 euro a carico per il 60% del Ministero dell'Ambiente e per il 40% del Comune. Inauguriamo allora la nostra pagina sportiva spostandoci sul portale tr24.it per parlare del colpo di scena accaduto in MotoGP, quello riservato da Marc Márquez. L'8 volte campione del mondo è infatti caduto durante le fasi della propria rimonta a Erez, riportando la frattura all'omero.
Oggi è stato operato in chiave campionato, ne trae così vantaggio il diretto concorrente Andrea Dovizioso, terzo al rientro in gara dopo l'infortunio riportato in allenamento un mese fa a Faenza. A trionfare però in Spagna ci ha pensato Fabio Quartararo, seguito da Maverick Viñales. In Moto3 mastica amaro Andrea Migno, quarto in volata. In scena è andata anche la Moto E, il successo è stato di Granado, seguito dal campione in carica Matteo Ferrari. E poi ancora il calcio, domani alle 19.30 il Bologna sarà di scena in Atleti Azzurri d'Italia, casa dell'Atalanta. Un impegno che si preannuncia tutto in salita per i rossoblù, reduci dal pesante KO per 5-1 col Milan. Sentiamo allora i pareri della vigilia nel servizio. È un Bologna frastornato quello che andrà ad affrontare l'Atalanta in trasferta. Con almeno un gol a partita incassato, i felsinei sono reduci dall'umiliante KO sofferto col Milan pochi giorni fa. 5 gol che non sono andati affatto giù al tecnico sinisa Mihajlovic, nonostante il pesante turnover operato nel 34esimo turno di Serie A. I ragazzi sanno che a me le partite come quella con il Milan, perderle in quella maniera mi fa imbestialire. Perché non amo fare sparring partner. L'ho fatto qualche volta quando facevo pugilato, sì. E anche là mi è piaciuto di meno, ma sul lavoro, su calcio e tutto, no, questo no. Anche se comunque abbiamo avuto un turnover necessario, perché mancavano alcuni uomini importanti, che è normale visto che giochiamo ogni due, ogni tre giorni, ogni quattro giorni, ma questo comunque non basta per accettare una sconfitta così netta. Anche se abbiamo giocato contro una squadra che come rosa, esperienza, qualità, comunque superiore alla nostra. Il calendario è fittissimo di eventi. Ora toccherà alla portentosa Atalanta in formato scudetto, se non fosse per la Juventus. Appuntamento a martedì alle 19.30 a Bergamo. Una squadra che ti fa giocare male, una squadra fisica, di corsa, ma c'è molto, molto talento avanti. C'è giocatori importanti, perciò secondo me... Insieme alla Juve è migliore squadra, anzi forse gioca anche meglio della Juve, diciamo in questo momento è la squadra migliore, sì. A fine agosto è in programma un importante appuntamento a Riccione per quanto riguarda il calcio giovanile. Presso la SD San Lorenzo i bambini dai 7 ai 16 anni potranno sostenere speciali allenamenti in collaborazione con lo staff del Real Madrid. Sentiamo. Si respirerà aria di prestigio a Riccione con lo svolgimento del camp estivo di calcio organizzato in collaborazione con il Real Madrid. L'evento è stato presentato lunedì 13 luglio presso il campo sportivo di San Lorenzo. L'omonima società dilettantistica accoglierà Calcio Real, un appuntamento imperdibile per i ragazzi e ragazze dai 7 ai 16 anni, in programma dal 24 al 28 di agosto in città. I partecipanti assaggeranno la filosofia Blancos e potranno sperimentarla direttamente sul campo. Gli aderenti riceveranno il kit ufficiale griffato Adidas, composto da maglia, pantaloncini, calzettoni, pallone, più una sacca per scarpini e borraccia. Saranno 5 giorni di fuoco, non solo per i piccoli atleti, con doppie sessioni giornaliere di allenamenti sotto la supervisione tecnica di allenatori della Foundation Real Madrid Clinics, ma anche per la società del presidente Fabrizio Vagnini, che potrà vantare un evento di tale portata. I migliori atleti che risulteranno dai test avranno la possibilità di essere selezionati per la finale nazionale, visitare lo stadio Santiago Bernabéu e concorrere al premio Fair Play. È il momento adesso di vedere quali sono le previsioni del tempo col meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La nuova settimana è iniziata con l'alta pressione protagonista su tutto il nostro territorio regionale. Non cambierà nulla nella giornata di domani, martedì.
che vedrà il sole su tutta l'Emilia Romagna, con cieli azzurri in mattinata ovunque, nel pomeriggio solo qualche annuvolamento in più sull'alto Appennino al confine con la Toscana, ma senza addensamenti di rilievo. La ventilazione risulterà debole e il mare calmo, temperature minime comprese tra 16 e 19 gradi, i valori massimi saranno in ulteriore aumento e farà caldo nelle ore centrali della giornata con valori compresi tra 29 e più 35 gradi. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Prima di salutarci c'è un aggiornamento che ci viene offerto dal portale tr24.it. Una persona è morta dopo essere stata investita da un treno nel pomeriggio di oggi. Il fatto è accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Forlì intorno alle 15.30. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale medico del 118 che non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Sulla dinamica dell'incidente sta ora indagando la polizia ferroviaria. Come ha informato Trenitalia, nel frattempo la circolazione ferroviaria ha subito gravi ritardi anche nell'ordine delle due ore, sia per quanto riguarda i treni regionali sia per quelli interregionali. E con quest'ultimo aggiornamento allora è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotec, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotec propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotec troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.